stesse difficoltà ascrivibili purtroppo a eventi che sono distanti da noi, vicini a noi e all'interno del nostro circuito quotidiano, in modo tale per incoraggiare chiunque vive nella città, sia sul piano diciamo, della capacità di rincorrere diciamo, il futuro e quindi di negoziare il futuro, sia di chi direttamente sta qua e vive qua ogni giorno in modo da poter avere la possibilità di uno svago, di un momento di serenità. Questo ci pare molto molto importante, per cui davvero è lodevole iniziativa e grazie al coraggio di Antonio Frascatore e al concorso che come avete visto di varie istituzioni che pubblicamente e altre private hanno fatto sì che non ci fosse questa cesoia e quindi andassimo avanti. Certo, bisogna sempre tutti, faccio quell'appello, di tenere lontano il virus, dar dimostrazione di avvedutezza e di saggezza per quanto riguarda la cura di noi stessi e anche la cura degli altri. Ecco, Teatro Comunale, detto, giovedì. Faremo questa settimana, diciamo, questa è una settimana importante per la città di Benevento perché oggi c'è questo e mi pare importante, domani c'è la visita del Presidente De Luca e questo investimento massiccio di 450 milioni per la potabilità dell'acqua riguarderà Benevento, per una serie di utilizzi particolari dell'acqua della diga Campo Lattaro. Mercoledì sarete invitati all'ospedale UM di Benevento dove è stata un'iniziativa che ho messo in piedi per dare 4 grandi respiratori alla città, alla provincia, all'ospedale di Benevento, in modo tale da non trovarci impreparati laddove il virus dovesse ritornare in maniera prepotente a partire da ottobre, come qualcuno segnala, altri dicono di no, ma insomma, meglio essere preparati alla bisogno di questo e giovedì appunto avremo alle 11 sarete invitati per vedere quello che è lo stato dell'arte oggi del Teatro Comunale, quello che sarà tra 8-10 mesi quando sarà compiuta l'operazione di restauro dopo tantissimi anni in cui il Teatro Comunale è rimasto prigioniero del ragnatele, dei sorci, dei topi e di quant'altro.